Ah, intanto vi comunico che su Leaks Conference, se avete notato l'Access Point Leaks Conference, c'è già su tutto il necessario per provare Leaks su Windows, su Linux e su Mac, direttamente i pacchetti di installazione. Ok, allora io sono Alessandro. E di fatto oggi sono qui appunto per presentare X. Io sono qui per fare l'artefatto, ovvero Alessandro vi ha già parlato, vi ha introdotto l'X, introducendovi l'X vi ha nominato l'ATEC. Magari l'avete già sentito, magari ne avete già sentito parlare, magari non avete idea di che cosa si tratta. L'X, prima di produrvi il file PDF, produce un file LaTeX che non vi fa vedere se non volete vederlo. Avete la possibilità in Leaks di inserire pezzi di codice LaTeX, quindi scopriamo che cos'è questo LaTeX, di che cosa si tratta, perché esiste, da quando esiste, e insomma, un antefatto fondamentalmente dei due speaker che seguiranno questa presentazione. Allora, torniamo all'anno 1978, quindi Tech nasce nel 1978 ad opera di Donald Knuth. Se ci sono degli informatici tra di voi dovreste averne sentito parlare. È un informatico piuttosto famoso che sta scrivendo negli anni l'opera omnia di fatto della programmazione, che è di Hardware Computer Programming. Ed è proprio dalla scrittura di questo suo libro che nasce Tech. Allora, nel 1978 termina la scrittura del secondo volume di quest'opera e lo spedisce al proprio editore. Per avere le prime bozze, diciamo, di pubblicazione, e nel momento in cui le riceve non è per niente contento di come l'editore ha preparato queste bozze, quindi di fatto di come ha formattato, se vogliamo, il suo libro. Non è per niente contento di questo, decide nel 78, è il suo anno sabbatico all'università, e decide, lui è docente universitario, e decide di passare quell'anno a scrivere un linguaggio, un insieme di programmi, se volete, una qualche tecnologia che vi permetta di specificare egli stesso i propri libri, la formattazione del proprio libro, in maniera tale che l'editore non debba far altro che prendere questo formato che gli dà e stamparlo così come sta. Allora, per i numerosi liceali classici presenti in quest'aula, LaTeX e anche Tech non si leggono con la X, ma si leggono con GH fondamentalmente, perché derivano da Techne, quindi arte e tecnica messe assieme dal greco. Per questo parlavo di liceali classici. Non aggiungerò altro perché io non sono liceale classico, non so andare oltre la definizione. Tech è un linguaggio di markup. Che cosa vuol dire un linguaggio di markup? Non, è simile, se volete, a un linguaggio di programmazione, ma non è un linguaggio di programmazione. Se vi è mai capitato, mentre navigate su internet, di fare clic destro su una pagina web in cui vi trovate e fare visualizza sorgenti, avrete visto una schermata tipo questa. Questo è HTML ed è il linguaggio in cui sono scritte le pagine web. Anche questo è un linguaggio di markup. Questo non è LaTeX e non è Tech, però è un esempio, diciamo, analogo. Di fatto, qual è l'idea dei linguaggi di markup? Allora, voi scrivete un testo, potete vedere qui di questo testo, e aggiungete a questo testo delle informazioni che diranno ai programmi come mostrare questo testo a schermo. In questo esempio qui, per esempio, la seconda riga, che forse si legge gran poco, ma la seconda riga di fatto c'è scritto if, e tra parentesi angolari è specificato H1. In questo caso, per esempio, stiamo indicando che vogliamo che la parola if sia un titolo di primo livello, diciamo, quindi il titolo, se volete, più grande possibile. Nel momento in cui quella riga lì verrà letta dal vostro browser, Firefox, Internet Explorer, Chrome e quant'altro, Safari, egli sarà in grado, e ve lo visualizzerà probabilmente in grassetto, a una dimensione, diciamo, piuttosto elevata di carattere, a differenza per esempio della riga successiva, che è indicata come P ed è un paragrafo, quindi verrà visualizzato, diciamo, la misura minima di carattere. Tech è un linguaggio simile. Non utilizzo H1, non utilizzo P, utilizzo comandi diversi che vedremo tra un po', ma l'idea è sempre quella. Io scrivo il mio testo, specifico questo voglio che diventi il mio titolo, questo voglio che diventi il mio paragrafo,
non gli dico la dimensione del titolo, io lo vado a dirgli questo vorrei che fosse un titolo, lo vorrei in Times New Roman, 20 punti, grassetto, centrato, non vado a specificargli queste cose, io gli dico semplicemente questo è un titolo. Sarà il programma che prenderà questo input, quindi capirà che quello lo deve renderizzare come un titolo, nel momento in cui vi genera il PDF lo formatterà come un titolo, ma questo titolo di formattazione avrà quanto grande sarà, sarà grassetto, sarà centrato, come sarà, dipende dal modello che state utilizzando e di qui a poco capirete meglio di che cosa sto parlando. TEC contiene, è stato creato da Knuth in quell'anno con circa 300 comandi di base, comandi estremamente a basso livello che se li cercate su internet in realtà probabilmente non li trovate, perché fondamentalmente nessuno utilizza direttamente TEC. È come, se volete un paragone informatico, se qualcuno di voi ha idea di cosa parlo, è come se fosse l'assembler, cioè è un linguaggio che fondamentalmente nessuno utilizza. In realtà l'assembler qualcuno lo usa ancora, TEC no. Nemmeno lo stesso autore, Booth, utilizza TEC. E lì, dopo aver scritto i comandi di base, ha creato circa 600 comandi più alto livello che gli permettevano di specificare meglio le informazioni, quindi i titoli, i paragrafi, le immagini, le tabelle e quant'altro. E la sua distribuzione TEC, dopo capiremo che cos'è una distribuzione, si chiama Plain TEC. E poi nel tempo sono nate tantissime variazioni di TEC e quella su cui ci concentriamo noi è LaTeX. Giusto una chicca, l'ultima versione stabile di TEC, perché TEC oggi è ancora sviluppata, è la 3.14.15.92.6. che avrete certamente riconosciuto come un'approssimazione di pi greco a 7 cifre decimali. Questo perché col passare del tempo le versioni di TEC tendono a pi greco. Questo per dirvi chi è Donald Knuth, che nel tempo, per la cosa ho detto per inciso, ha creato un secondo programma che serve per definire, diciamo, i font, per creare font nuovi, e questo invece segue la numerazione e tende a nepeo. Quindi, ok, nel 1980 si decide che TEC, dopo tutto, è sostanzialmente inutilizzabile così come sta, e quindi Leslie Lamport crea LaTeX. Se di nuovo siete informatici, Leslie Lamport dovreste averne sentito parlare o ne sentirete parlare, dato che ha creato diversi algoritmi, in particolare nel campo di sistemi distribuiti e dei database. Ma a noi non interessa questo lato prettamente informatico, non interessa LaTeX. LaTeX che cos'è? LaTeX è un insieme di comandi di alto livello che ci permettono di formattare i nostri documenti in maniera semplice senza utilizzare comandi astrusi, ma specificando semplicemente per esempio title e poi tra parentesi grafe, dopo vediamo la sintassi, title tra parentesi grafe il titolo, oppure separando i paragrafi semplicemente con una riga bianca e quindi senza dover aggiungere formattazioni strane. Allora, alcuni esempi. Il primo esempio che ci interessa vedere è LaTeX ci dà la possibilità di concentrarci sul contenuto e lasciar perdere quasi completamente il discorso formattazione, che è una cosa di cui non dobbiamo occuparci noi, a meno che non dobbiate scrivere un volantino, nel quel caso probabilmente un volantino non lo scriverete in LaTeX, perché lì volete esattamente decidere dove piazzare i titoli, dove piazzare le immagini, a che dimensione devono avere, e volete un controllo completo sul vostro foglio bianco. Se dovete prendere appunti, se dovete scrivere una tesi, se dovete scrivere un articolo, non vi interessa specificare questi dettagli. Voi sapete che dovete scrivere un articolo e volete scriverlo e basta. E che si occupi il programma di capire come formattare questo articolo. Dovete scrivere una tesi, potete usare un modello esistente, magari il vostro docente ha un modello LaTeX della vostra tesi. A voi non interessa capire come funziona questo modello, quanto grandi fa i titoli, chi se ne frega. Voi volete prendere e scrivere la vostra tesi, perché è il contenuto che vi interessa, non certo perdervi nel come formattare un documento. Se voi aprite un documento di Word e volete cambiare lo stile dei paragrafi, e dovete aprire l'editor di stili, cominciare a passare gli stili uno per uno, cambiare i font, cambiare le dimensioni, provare, tentare. Se poi chiudete il documento e ne create uno nuovo, non avete più lo stesso stile di prima, quindi dovete andare a salvarvi lo stile del documento di prima e chissà che documento era quel documento. In questo caso non ci interessa. Nella demo lo vediamo più in dettaglio, qui è giusto un esempio. Questo è il classico Lorem Ipsum, quindi un testo, se vogliamo, di esempio, più o meno casuale. Queste sono due pagine affiancate di un PDF e è un PDF formattato come articolo.
cioè dopo vediamo i sorgenti, io non ho fatto altro che scrivere in realtà che fare copia e incolla da, da un sito internet che produce testo casuale, comunque inserire di fatto il mio testo, specificare i cinque titoli di sezione e il titolo del documento, l'ho dato a Latte e gli ho detto guarda, prendi questo testo, vorrei che fosse un articolo. Lui ha creato questo articolo. Decido che voglio un articolo in due colonne, aggiungo a Latte, guarda, vorrei che questo lo formattassi come articolo in due colonne. Non ho cambiato una virgola nel mio file di testo, ho semplicemente specificato due colonne anziché una. Ed ecco, formattato in due colonne. Decido che voglio formattarlo come un libro, non c'è problema, gli dico guarda, vorrei che fosse un libro. Allora ecco che il titolo del documento diventa il titolo di un libro e prende una pagina a sé stante. Ed ecco che questa, i numeri di pagina, per esempio, in questo caso vengono messi, a differenza di prima che erano centrati, adesso vengono messi negli angoli in alto a destra e in alto a sinistra, perché come nei libri avete la pagina di destra e la pagina di sinistra e che devono essere formattate in maniera diversa anche con i margini. Potete vedere, per esempio, io qui avevo specificato le sezioni che erano state formattate con 1, 2, 3 sezioni numerate. Qui sono diventate 0.1, 0.2, 0.3 perché ho lasciato il comando sezione, e la sezione in un modello libro ha un significato ben preciso che è diverso dalla sezione in un articolo. L'articolo è diviso in sezioni, un libro è diviso in sezioni, ogni sezione in capitoli e va più basso. Formule matematiche, già vi ha accennato qualcosa Alessandro prima, LaTeX è il riferimento per scrivere formule matematiche, è estremamente diffuso in ambito matematico, ingegneristico, economico, in tutti quegli ambiti dove vanno scritte formule. Ok, se avete mai aperto l'editor di formule di Word, oppure di OpenOffice, Writer, oppure di altri, non so, editor di documenti che vi possano essere, sì, ok, la formulina semplice la potete scrivere senza troppe difficoltà. Iniziate a scrivere capisco che possono essere quasi un po' estremi, però forse non magari per, che ne so, per determinate categorie di studenti in questa classe, sì. Se qui c'è qualche studente matematico, queste forse non sono così tanto delle eccezioni. Ma cominciate a scrivere cose di questo genere, cominciate a dover scrivere un paragrafo di questo tipo o una formula di questo genere con l'editor di formule di Word, e poi ne riparliamo. Ok, io ammetto che l'editor di formule non lo uso più da anni, ma l'ho usato tipo 10 minuti, poi ho lasciato perdere. A suo tempo avevo utilizzato Derive per scrivere formule, perché lì era un modo decente per scriverle. Questo è un modo decente per scriverle e inserirle all'interno di un documento. Tanto è vero che Word, come Writer e altri, hanno dei plugin che permettono di utilizzare LaTeX per scrivere le formule. Ci sarà un perché se perfino Microsoft si è dovuta inginocchiare a LaTeX per queste funzioni specifiche. Potete inserire figure, immagini, grafici. Sono contento che Alessandro me ne ha fatti vedere già alcuni, perché in realtà ne ho soltanto una da mostrarvi, che è questa, e che è stata generata in LaTeX. Questa non è un'immagine creata con Photoshop o quant'altro, esiste un pacchetto, tanto per parafrasare Apple, esiste un pacchetto per fare questa cosa, che in realtà non so di preciso nemmeno io che cosa sia, però era tra le immagini di esempio che sembrava carino mostrare. Allora, che formati prende in input e che formati vi dà come risultato LaTeX? Allora, come immagini potete utilizzare, naturalmente avete il formato LaTeX, che non sono altro che dei file di testo pure semplici. PostScript. Il PostScript è un formato molto particolare che definisce sulla pagina punto per punto che cosa la stampante deve stampare. Tutte le vostre stampanti, tutte le nostre stampanti, utilizzano PostScript come formato. Qualunque documento, voi prendete il vostro documento di Word e fate stampa, il vostro documento prende parte, viene convertito in PostScript e poi viene stampato. Quindi PostScript è di fatto, volendo, è il formato migliore perché contiene tutte le informazioni. Il problema è che è un formato, i file pesano, hanno una dimensione molto grande, dato che per contenere tutte queste informazioni cominciano a essere svariati mega, in alcuni casi svariate centinaia di mega per un PDF che poi in realtà magari sono 2-3 megabyte. Dal PostScript si può ottenere il PDF, che finalmente è il formato che voi volete. Prima Alessandro diceva
i vostri docenti utilizzano l'APE che vi danno i vostri le dispense, i temi d'esame in PDF per questo motivo. Magari. Il problema è che ci sono tutta una serie di docenti che vi continuano a dare il materiale in file doc, che io odio profondamente perché utilizzo Linux e i file doc, specialmente se cominciano ad avere cose strane dentro, sono fondamentalmente illeggibili. O altri, o magari addirittura altri formati, o non utilizzano, o magari vi danno i PDF che hanno ottenuto da Word. Peccato che le formule le hanno scritte utilizzando Word, e magari alcuni caratteri nel PDF non sono usciti, quindi vi trovate la formula con dei blocchetti, dei rettangolini vuoti simpatici appunto, dei rettangolini vuoti illeggibili, e voi dite sì, bella. Col PDF prodotto da LaTeX questo fondamentalmente non succede, a meno che non succeda qualcosa nella creazione del PDF, insomma, è un evento piuttosto raro, ma in linea generale voi prendete questo PDF, lo date ai vostri amici e sono in grado di leggerlo, sono in grado di leggere le formule, sono in grado di leggere. LaTeX è un insieme di programmi, cioè di comandi che voi eseguite. Qui c'è un elenco di questi comandi, adesso un paio che vediamo lanciati da linea di comando. L'obiettivo di questa slide è spaventarvi, cioè dopo aver visto questi comandi e soprattutto quando vedrete come si utilizzano direte no, va bene, io non voglio usare LaTeX. Eccellente, vi stiamo presentando l'X proprio perché voi non dobbiate utilizzare direttamente LaTeX, l'obiettivo è proprio quello. Queste sono alcune istruzioni del linguaggio che adesso vediamo in un esempio, perché penso che così dire che a un certo punto. Di fatto la use package serve per includere dei pacchetti già fatti. Fondamentalmente esistono tantissimi pacchetti per LaTeX. Se voi avete bisogno di scrivere delle formule matematiche, c'è un pacchetto. Se voi avete bisogno di inserire immagini con figure e con dentro sottofigure e sottofigure, c'è un pacchetto. Se voi avete bisogno di, non lo so, di inserire del codice dentro i vostri documenti, siete informatici, nella vostra tesi dovete inserire del codice, c'è un pacchetto. E avanti di questo passo. Tanti di questi pacchetti sono stati creati magari da altre università. Per esempio, dopo vi nomino, l'Associazione dei Matematici, l'American Mathematical Society, AMS, ha prodotto diversi pacchetti LaTeX, naturalmente con funzionalità per scrivere matematica, proprio perché ne hanno bisogno per i loro associati, per esempio. E quindi siete sicuri che l'American Mathematical Society ha prodotto del codice di qualità sicuramente. Section e chapter, potete immaginare, servono a specificare una sezione o un capitolo. Begin serve per iniziare un, per esempio, per inserire un'immagine utilizzeremo begin figure. Cite, allora, cite serve per citare. Un altro dei pregi di LaTeX è la possibilità di gestire la bibliografia. Se vi è mai capitato di leggere degli articoli scientifici, la stessa cosa vale per i libri, però diciamo che con gli articoli scientifici forse potrebbe esservi capitato, l'articolo scientifico ha sempre un file associato che se andate su internet lo trovate in diverse diciamo, motori di ricerca in genere, che è un file .bibtex. Bibtex che cos'è? È uno dei programmi di prima che serve per gestire la bibliografia, cioè in pratica avete un file con tanti paragrafi, in ogni paragrafo è specificato: questo è un libro dal titolo Dalle Itali con questi autori, pubblicato quest'anno e non so, per esempio anche la casa editrice, oppure questo è un articolo ed è un articolo scritto da questi autori con questo titolo di quest'anno in questa conferenza. Nel momento in cui andate a scrivere il vostro documento, e naturalmente vediamo un esempio tra due minuti, nel momento in cui andate a scrivere un documento voi inserite questo comando cite, inserite un riferimento a quel paragrafo, vari dettagli diciamo del libro o dell'articolo, e automaticamente LaTeX vi produrrà nel PDF finale un'indicazione, tendenzialmente un numero tra parentesi quadre, e alla fine del documento la parte di bibliografia con ben formattati tutta la vostra bibliografia, quindi tutti i vostri documenti che avete citato con autori, titoli e quant'altro. Input e include sono due modi per includere dei file esterni, cioè se voi avete un documento molto grosso, una tesi, non scriverete un unico file tech, un unico file LaTeX, perché è veramente lungo. Lo spezzerete in più sottofile e avrete un file diciamo principale da cui richiamerete tutti i file secondari.
Infine, il mio command, che mi è stato chiesto di mostrarvelo, giusto per sapere che esiste, potete definire nuovi comandi in LaTeX. È per quello che LaTeX è così estendibile. Che ne so, se vi sono tante associazioni, per esempio, adesso io sono informatico, quindi conosco le associazioni di informatica, le quali per le loro conferenze vogliono che voi formattiate gli articoli nel modo che decidono loro e vi danno un template, quindi un modello da seguire. E come hanno fatto a fare questo modello? Hanno creato nuovi comandi, o hanno ridefinito i comandi che già esistevano, hanno creato nuovi comandi, e in questo modo, per esempio, potete creare i titoli in un certo modo, potete formattare certi testi in un certo modo, potete utilizzare determinati stili che magari nell'articolo standard non sono esattamente come vorremmo loro. In questo caso io sto definendo, è una cosa questa piuttosto semplice, io sto definendo un comando che si chiama sip, il quale richiede un argomento in ingresso. Se volete, questa è la linea più simile a un linguaggio di programmazione che vedete oggi. Vi chiedo scusa, non potevo esimermi. Allora, di fatto qual è l'idea? È che dal momento in cui utilizzerò il comando sip dalla prossima volta in poi, specificando tra le parentesi quadro e un testo, LaTeX, quando creerò il PDF, mi creerà una nota a piedi pagina in cui scriverà in grassetto sip 2 punti e il testo che poi io ho passato tra parentesi graffe. Questo è utile se dovete scrivere un documento a più mani, diciamo, più autori, e quindi fate delle revisioni di un articolo di un testo scritto da un vostro amico. Potete in questo modo qui aggiungere una nota a piedi pagina, e nel momento in cui si legge la nota, siccome è specificato chi l'ha scritta, ovviamente al posto di sip io posso scrivere qualche forma di sip, ecco che a questo punto la persona che poi leggerà il PDF da voi corretto leggerà la nota e dirà ah ok, e risponderà magari al vostro commento che avete fatto, o farà una correzione o altro. Esistono, come vi ho detto, tanti pacchetti, ve li ho già nominati prima. Di fatto ci sono quelli per la correzione ortografica, quelli per specificare l'input, quello dell'associazione matematici americani, quella per figure e quant'altro. Esistono tante distribuzioni. Se voi volete installare LaTeX sul vostro computer, cosa fate? Voi cercate, sì, ok, potete cercare LaTeX su Google, ma nessuno vi farà scaricare una cosa che si chiama LaTeX. Siccome LaTeX, come vi ho detto, sono tanti programmi, quelli che abbiamo visto prima, tanti pacchetti e quant'altro, vengono fatte delle distribuzioni, cioè viene messo assieme un certo numero di comandi, un certo numero di pacchetti, e potete installarli tutti insieme. E ne esistono tante e diverse a seconda di che cosa includono e su quali sistemi operativi potete installarli. PacLive la potete installare su Linux e su Windows. MicTeX è un'altra distribuzione per Windows. MacTeX, che è legata a PacLive, e CTeX sono entrambe per macOS. Esistono anche dei pacchetti personalizzati, li ho denominato quello della MS. Il PlainTeX di DonaGnuth di fatto è un pacchetto tech, addirittura in suo, perché si basa proprio sul linguaggio base. Esistono anche tanti editor più o meno complessi che vi nascondono più o meno il LaTeX che sta sotto. L'X, se volete, da questo punto di vista è quello che vi nasconde maggiormente il codice LaTeX vero e proprio. Dall'altra parte potete scrivere un documento LaTeX con il blocco note, e nel caso dovete specificare per filo e per segno tutti i vari dettagli su quali sono i paragrafi, quali sono i titoli, quali sono le immagini, dove volete le immagini, quanto grandi le volete e quant'altro. Andiamo a dare un'occhiata a un po' di codice. Allora, ho qui preparato un esempio. In realtà sono gli stessi esempi che vi ho mostrato prima, quelli con testo casuale di cui parlavamo. In realtà li ho fatto una piccolissima aggiunta, giusto per rendere più interessanti le cose. Allora, come vi dicevo, LaTeX io lo posso scrivere in un documento, in un editor di testo. Questo è un editor di testo. Potete vedere che adesso di nuovo è un po' piccolina la faccenda, ma di fatto ho incluso il pacchetto graphics, gli ho detto che il mio titolo voglio che sia LaTeX, gli ho detto di inserirmi la data, gli ho detto che questa deve essere una sezione intitolata Lorem Ipsum, e questo è il testo della sezione, e qui c'è una citazione alla bibliografia, perché abbiamo anche una bibliografia, vi faccio vedere in un attimo. Qui per esempio ho inserito un'immagine, gli ho detto di inserire un'immagine centrata,
si chiama, di programming file che si chiama logo, e che la voglio grande 5 cm e che ha l'etichetta, diciamo, logo scritta in basso. E che qui in basso c'è scritto che voglio che mi inserisca la bibliografia. Questo è un esempio di bibliografia in cui vi ho inserito uno dei tomi scritti da più grande il font. Vediamo se ce la facciamo in maniera pratica ed efficace. Ah, avevo già un formato demo. Oh, meglio. Allora, questo è un esempio di bibliografia, per esempio, di nuovo. Questi paragrafi, che in B&B ho chiamato paragrafi, che se volete più adatto chiamare blocchi, non li dovete scrivere voi a mano, li trovate su internet. Io voglio citare nel mio articolo, questo era il secondo volume dell'opera omnia di UNUF, benissimo, cerco, di Art of Computer Programming, volume 2, Big Tech, su Google, e mi viene mandato il riferimento a un sito che contiene questa cosa qui. Io prendo questo blocco, lo copio e lo incollo, come sta nella mia bibliografia. Voglio un articolo di Lamport e altri sul problema dei generali bizantini, su cui sorvoleremo. Di nuovo, lo cerco su internet, lo copio e lo incollo qua. Dopodiché, il primo libro io l'ho chiamato Luth, il secondo l'ho chiamato Lamport, che è un articolo in realtà. Nel mio documento, tornando al documento iniziale, che vado a scrivere site, e tra parentesi grafiche gli dico Knuth, lui sa che qui dovrà inserirmi una citazione a Knuth e che il libro di Knuth dovrà essere inserito nella mia bibliografia. E adesso vediamo l'output PDF di questa cosa. Un'ultimissima cosa da mostrarvi: il documento Simple 1 è un articolo, il documento Simple 2 è un libro, il documento Simple 3 è un articolo in due colonne. E qui ho anche specificato 14 punti, vorrei che il testo normale, quindi i miei paragrafi, fossero formatati a 14 punti. Questo sarà il massimo che specificherò a LaTeX da un punto di vista, diciamo, di formattazione. Dopodiché si arrangia lui a fare tutto il resto. E lui stesso non mi permette di specificargli anche il font, o di specificargli altri dettagli di preciso sul tipo di testo che voglio che venga riprodotto nel PDF. Questo è il massimo. A questo punto apro una console e questo di nuovo permetterà un po' di persone, vediamo un po' dove potrei aver salvato queste cose. La salvate qui, ok, abbiamo uno. Qui ho i miei file, potete vedere che ho i file.tech, sono quelli che vi ho mostrato prima, sono .tech, in realtà sono .latex se volete, ma è rimasta l'estensione tech per motivi storici, se volete. Ho i file.bib, che è la mia bibliografia, e ho l'immagine, il logo, è di fatto il logo della nostra associazione, per semplicità. Ce l'ho in due formati, ce l'ho in formato PNG, in formato EPS. Io ce l'avevo in formato PNG, poi ho utilizzato un editor di immagini per convertirle in EPS. C'è un suo perché se lo convertite in EPS, ed è che se io utilizzo LaTeX così come sta, LaTeX vuole in ingresso le immagini in formato EPS, che è piuttosto scomodo perché PS è simile al PostScript e di nuovo è un formato corposo, cioè un'immagine particolarmente un'immagine di grandi dimensioni verrà riprodotta in EPS di svariati mega, quindi è un formato che in realtà non utilizzeremo, ma ve lo faccio vedere giusto come introduzione. Allora, a questo punto se io lancio LaTeX e gli passo per esempio il primo documento e lo lancio, LaTeX tira un po' di cosine e ha prodotto un file.dbi, che è questo qui, che dovrebbe aprirsi, eccolo qui, ed è già molto simile al documento in uscita. C'è anche già l'immagine, è stata inclusa. Però non c'è per esempio la bibliografia, che io gli avevo detto, lui mi ha inserito un punto di domanda, qui, che è piuttosto strano, come mai? Perché devo utilizzare un secondo comando, che è bibtex, in cui vi passo il file della bibliografia. Ok,
A questo punto lui ha prodotto un paio di bibliografie. A questo punto devo rilanciare l'Aptec di nuovo. Non una, ma due volte. E a questo punto siamo fiduciosi. A questo punto, anzi, a questo punto io ho il mio file DBI. A questo punto io direi che potremmo produrre un PDF. E per esempio utilizzando DBI PDF anche su simple.dbi, probabilmente utilizzerà, creerà un file PDF. Vediamo se c'è la bibliografia adesso. Se ho lanciato un numero sufficiente di volte il coso, ci sarà la bibliografia. Ecco. Ok, allora ho lanciato 4 comandi, di cui uno ripetuto 3 volte. Non mi sembra un'assurdità, sì lo è. È un'assurdità, probabilmente anche questo retaggio del fatto che questa cosa risale a 78-80. Ci sono modi più furbi per farlo? La risposta è, grazie a Dio, sì. Allora, innanzitutto ci sarebbe, al posto di LaTeX, potrei utilizzare il comando PDF LaTeX, che mi produce direttamente un PDF senza passare per DBI e formati strani di cui non abbiamo idea di cosa siano, ma anche lui dovrei lanciarlo 3 volte, intervallate un numero equo di volte da BibTeX, e di nuovo la cosa sarebbe molto strana. Allora ecco che ho installato qui, e si trova anche nel DVD che sta girando e quant'altro, un programmino che si chiama Rubber, il quale prende tutti i file e mi tira e mi produce il PDF, e ci pensa lui a decidere quante volte deve lanciare i singoli comandi. Questo perché noi adesso abbiamo lanciato LaTeX 3 volte, ma ci sono casi in cui LaTeX dovete lanciarlo solo una volta o solo due, a seconda se avete modificato la bibliografia, se avete modificato il documento, se state citando nuovi documenti, se state ricitando quelli vecchi. E siccome questo numero è piuttosto aleatorio, allora è molto meglio che se ne occupi qualcun altro. Allora ecco che per esempio, se io lancio Rubber e gli dico meno D, che è, e gli dice producimi direttamente un PDF, gli passo per esempio il simple 2, lui lancia LaTeX una volta, poi BibTeX e poi altre due volte LaTeX, si è reso autonomo, e alla fine minimo ciò che mi interessa veramente è che mi abbia prodotto un PDF. Questo era il formato libro, con le mie sezioni, la mia immagine, la pagina bianca e la bibliografia in una pagina sesta. Per completezza lo lanciamo anche sul terzo documento. Anche qui è stato lanciato ogni comando un adeguato numero di volte. Ed ecco il PDF finale, le due colonne, la bibliografia. Voilà. Ok, allora questo era il codice LaTeX, ed è tutto il codice LaTeX che vi mostro oggi. Spero che vi abbia spaventato abbastanza in maniera tale che poi utilizziate l'X. Se mi date altri 10 minuti, ok, programmi di supporto. Come vi ho già nominato prima Alessandro, LaTeX si integra con dei programmi, con altri programmi esterni. Si integra o comunque utilizzerete questi programmi per produrre, che ne so, per esempio delle immagini o dei grafici o degli schemi, dei diagrammi di flusso, dei diagrammi, non so, UML per gli informatici tra di voi, quant'altro, dei diagrammi di circuiti elettrici. Esistono dei programmi sempre open source che vi permettono di farlo. Allora, il primo programma di cui vi voglio parlare è Inkscape. Inkscape è un programma per la grafica vettoriale. Se tra di voi ci sono degli appassionati di disegno, probabilmente sanno di cosa sto parlando. Ciò che io non sono un esperto di grafica, quindi in realtà non saprei dirvi molto sulla grafica vettoriale. Ciò che mi interessa di questo programma, qual è che questo programma utilizza il formato SVG, che è un formato di immagini che forse, di nuovo, se non siete appassionati di grafica non avete mai sentito, ma che a noi interessa perché? Perché potreste dover creare, che ne so, un diagramma, un grafico, e poi doverlo ridimensionare. Se voi create un grafico e avete il vostro JPEG e lo ridimensionate, ok, potete farlo più piccolo, la cosa non crea problemi. Se per qualche motivo dovete farlo più grande, perdete, cioè, questo comincia a essere sgranato, perde in qualità, perché un'immagine, diciamo, in formato JPEG, PNG, bitmap, ha una dimensione con cui è stata creata, non potete crearla più grande di così. Se invece voi utilizzate SVG, potete un'immagine ingrandirla o rimpicciolirla quanto volete, e questa non perderà assolutamente nulla in qualità. Ora, con SVG non ci fate le fotografie, per intenderci, però potete farci per esempio dei diagrammi. Questo è un esempio
data dalla mia tesi, in cui c'era un esempio di una rete, sorvolate su ciò che c'è scritto in questa immagine. Ciò che ci interessa è che questa immagine l'ho creata con Inkscape, importando un paio di immagini che vedete in logo di Firefox, che era un SVG a sua volta. Cosa vuol dire? Vuol dire che io questa immagine posso renderla più grande e non perderà in qualità. Il secondo programma che vi mostro è DIA. Qui potete notare un esempio in cui, data un'immagine piccola, se la prendete più grande, vi diventa sgradata. Purtroppo non sono riuscito a trovare un logo dell'applicazione più grande di dimensioni sicuramente non adatte a una presentazione. Ma in ogni caso, non ci interessa il logo di questo programma. Questo è un programma per fare diagrammi. Che tipo di diagrammi? Qualunque, vi verrebbe da dire. Con questo potete creare diagrammi di flusso, potete creare diagrammi, non so, per descrivere database, diagrammi UML, diagrammi di circuiti elettrici e diversi altri tipi di diagrammi che tra un secondo vi mostro nel programma e che in realtà io non ho mai utilizzato, ma che esistono e sono supportati da questa applicazione. Non solo, questa applicazione si interfaccia direttamente con l'X, quindi se voi inserite un diagramma nel vostro documento mentre prendete appunti e poi modificate questo diagramma, l'X se ne accorge ed è in grado di produrvi il nuovo PDF con il diagramma aggiornato. Ecco appunto un po' di esempi dei diagrammi, un paio di esempi anche qui. Io ripeto, questo sono informatico e vi faccio due esempi informatici, chiedo scusa, ma questo è quello che io avevo sul mio hard disk. Questo per esempio è un diagramma IR, è un diagramma che descrive una base di dati. E chi la conosce sicuramente sa cosa significa questi simboli, chi non la conosce, beh, insomma, limitatevi a guardare questa figura e a capire che la potete scrivere piuttosto facilmente mentre prendete appunti. Se siete a un corso che utilizza questo formato, beh, allora magari vi può interessare. E infine questo è un esempio di UML, di nuovo gli informatici tra di voi non sapranno di che si tratta, gli informatici sì. Potete vedere alcune classi descritte, alcuni modificatori, l'immagine è piuttosto piccola, mi rendo conto. Giusto per capire che si può fare. Due minuti di demo per mostrarvi anche questo e dopodiché lascio la parola ai miei successori. Allora, fate chiudere questi programmi. Allora, questo è il diagramma entità relazione che vi ho mostrato prima nella slide. Appena il mio programma ce l'ha fatto aprirlo. E qui lo potete vedere. Qui ho la barra di creazione dei diagrammi di DIA, che è un programma che esiste naturalmente per Windows, Linux e quant'altro. E potete vedere qui il numero di diagrammi che potete creare con questo programma. Potete creare diagrammi di circuiti elettrici, che vi dicevo prima, diagrammi di flusso, flowchart, diagrammi di entità relazione, di UML che vi ho detto prima, e diversi altri diagrammi, la maggior parte di questi in realtà io non ho idea di cosa si tratti. Però esistono, e di fatto non è nulla di più facile che, per esempio, questo era un diagramma di tipo entità relazione, nulla di più facile di prendere uno di questi elementi e vediamo se devo fare casini. Ecco qua che ho creato un attributo, naturalmente io posso rinominare questo attributo e chiamarlo test. Ok, posso di questo attributo posso impostare un po' di non so, queste cose qui, ok. E l'immagine cambia in base alle proprietà che io ho selezionato per questo particolare tipo di diagramma. Per quanto riguarda invece, allora chiudiamo questo diagramma e chiudiamo via. Per quanto riguarda Inkscape, allora qui io sto prendendo un'immagine SVG che già esiste. La trovate su Wikipedia, per esempio, è il logo del formato SVG, quello che c'era prima sulle slide, quello che c'era di Rosella, che di nuovo appena il portatile ce la fa ad aprire Inkscape, che è un programma un po' più leggero, riusciremo a vedere. Giusto per darvi un'idea di come è fatto questo programma, è un programma per creare immagini vettoriali, quindi contiene tutta una serie di comandi. Eccoci qua, per esempio potete creare, non so, delle figure geometriche, potete creare delle spirali, potete creare dei pattern casuali. È, se volete, molto molto simile a un editor di immagini qualunque, con la differenza che questo produce immagini vettoriali, quindi è in grado di salvare in formato
formato SVG. Il bello del formato SVG ve lo faccio vedere subito. Allora, il formato SVG adesso io lo apro con un editor di immagini, sono su Linux perché utilizzo GIMP, ma è la stessa cosa con Photoshop o con, non so, con un altro editor di immagini che sia in grado di aprire questo formato, per mostrarvi quello che vi dicevo prima. Ok, allora io adesso a questo formato lui mi chiede a quale risoluzione voglio aprirlo. Io diciamo che lo voglio 300x300 pixel. Ok, ecco. Se io adesso questa immagine la prendo e la voglio ingrandire e la ingrandisco, che ne so, la mettiamo a 1200x1200, ci metterà un secondo a farlo, eccoci qua. Non so se riuscite a vedere, ma qui comincia a essere sgranata, perché ho preso un'immagine grande così e l'ho resa grande così. Ovviamente tutto è stato allungato e quindi qui ho perso in definizione. Ma questo è un SVG, quindi in realtà questa è stata una cavolata da parte mia, perché io questa immagine la posso aprire e posso dire che la voglio 1200x1200, ma come, c'è scritto 300x300, non è un problema, è un SVG, questo la crea. Se adesso zoomiamo come prima, non l'ho perso in definizione, adesso non so, col proiettore non è che forse si veda in maniera chiarissima, sullo schermo se provate si vede in maniera molto più chiara, che questo non è assolutamente sgranato. E questa immagine io posso aprirla a 5000x5000, lui non si fa nessun problema, me la aprirà grande enorme, io non riuscirò nemmeno a visualizzarla sul mio schermo, ma non ha assolutamente perso in definizione. Ok, questo è quanto. Domande? Allora, l'obiettivo di tutto ciò appunto è stato mostrarvi LaTeX, avere un'idea di cos'è, di che cosa produce, di cosa usa l'X sotto, e ripeto, spaventarvi abbastanza da far sì che voi poi utilizziate l'X che vi presenteranno i miei due colleghi subito dopo. Grazie, se non ci sono domande. Solo una cosa, ma per fare le copie di backup, in che formato possono salvare? Cioè, perché poi uno vuole rimaneggiare archivio. Allora, sì, sì, cioè, se vuoi fare delle copie di backup ti conviene poi copiare i file. Allora, se utilizzi l'X, il file che produce l'X è un file con estensione .lx. Ah, ok. LaTeX produce i file appunto .tech. Tu puoi semplicemente copiare questi file. Ah, ok, pensavo fosse di VI. Non sono cose. No, allora, i formati che abbiamo visto di VI, IPS e PDF, non li potete andare, non potete tornare indietro, ok? Infatti da tech potete andare a VI, IPS, PDF, ma non si torna indietro, cioè, o meglio, dai PDF in realtà potete riuscire a copiare il testo, però perdete sicuramente tutta la formattazione, non sempre la copia del testo riesce, le formule non potete copiarle indietro, quindi se dovete fare delle copie di backup dei vostri documenti vi conviene tenerli in .tech o .lx, perché poi appunto saranno utilizzati. Cioè, se dovete andare a editarli, dovete utilizzare questi formati. Lascio la parola ai prossimi.